L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha scelto un veterinario dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo per il gruppo di lavoro che si occuperà di prevenire le emergenze sanitarie. Max Franceschelli. Alessandro Ripani dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo è uno dei due italiani selezionati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per far parte del Technical Advisory Group composto da 17 esperti internazionali. Il nostro gruppo di lavoro si occuperà di preparare delle raccomandazioni, un piano strategico per l'Europa, per far sì che i paesi possano recepire le raccomandazioni e preparare un sistema sanitario pronto a rispondere alle emergenze future, che sia più agile e flessibile. Il Covid-19 e altre emergenze recenti hanno convinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'importanza di un approccio più incisivo alle crisi sanitarie. Secondo l'OMS occorre dunque maggiore prontezza e agilità nel sistema sanitario per fornire servizi essenziali, rispondendo efficacemente alle emergenze in evoluzione. C'è qualche emergenza particolare che interessa il nostro territorio in questo momento? Attualmente c'è un'emergenza in Italia che è la peste suina africana, non è una zoonosi, quindi non è una malattia trasmissibile all'uomo, ma che può avere gravi ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola. In effetti questa nomina di Alessandro Ripani in questo gruppo di esperti, al di là delle indubbie qualità del nostro professionista, premia l'Istituto nella sua attività di global health, di salute globale, intesa in due aspetti, quella della presenza dell'Istituto sullo scacchiere internazionale, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, e nel senso della One Health, cioè la sanità di prevenzione nell'interfaccia uomo-animale-ambiente.